Sicuramente un altro grande messaggio che parte per valorizzare sempre più questi nostri territori. Il Parco Nazionale Sibillini ha avuto la grande intuizione ed è la prima a livello nazionale per costruire un percorso di turisti che arrivano in quelle zone collegato a una pagina del loro sito. Quindi questa pagina è completa per quello che riguarda tutto il sistema dell'accoglienza, delle opportunità che chi va in quella zona può trovare, e credo che sia un duplice bel messaggio. Il primo di concretezza istituzionale, quindi da parte del Parco Nazionale di Sibillini, di voler costruire proprio un itinerario su un sito importante. Il secondo è che le Marche ancora una volta dimostrano di essere all'avanguardia per quello che riguarda l'attenzione nel accogliere i turisti e gli stessi marchigiani che vogliono frequentare quelle realtà, e soprattutto è un ulteriore, come dire, percorso di allontanamento da quello che è stato il sisma negli anni di 2 anni fa. Quindi ecco, sicuramente le Marche stanno sempre più uscendo, perlomeno per quello che riguarda dal punto di vista ambientale, turistico e paesaggistico, dal dramma del sisma. Il progetto vuol avvicinare direttamente, come se fosse una guida turistica ma collegata a una pagina web, e quindi il turista in tutto il mondo può verificare come nel Parco Nazionale di Sibillini può essere accolto e quali funzioni può trovare per, come dire, espletare la sua esperienza all'interno di questi parchi.